Un'altra informazione più importante, c'è una scan 3D. Questa è una scansione del sorriso. Scansione di questo paziente. Ah, adesso lui ha fatto una modifica, è stato Sì, modificato. poi vedremo la modifica. Noi adesso guardiamo, si può guardare più. Quanto sono consumati? Dove sono le abrasioni? Vedi, qua abrasioni, tutti sono consumati. Si sono consumati. Qua c'è abrasione, c'è un piatto, Scannino. guardateli come sono consumati. Perché ti grigni i denti? Quella è una postura scorretta e l'ha portata a consumarsi tutti i denti. Però in 3D, monocolore, lo noti. E ti dà una conferma della diagnosi. Di sopra e sotto sono queste informazioni. E già noi che facciamo noi con queste informazioni? Che di scan, di foto, di tutto. Noi prendiamo anche le radiografie attacco. Noi facciamo un altro paziente. Facciamo un clone di pazienti. Ok? E può mandare, non deve andare paziente in Romania o in America o in un'altra città. Noi ho clonato qua, preso paziente digitale e mandiamo dove noi vogliamo. In 2 minuti lui, questo paziente è tutto il mondo. C'è un L'altro team lo può vedere. team che può lavorare con questa paziente da tutto il mondo. E lui, col team, quel ragazzo da Canada, può stare a casa e lavorare con questa paziente, senza toccare paziente, senza parlare con paziente, Ok, senza. ma tu dici lavorare col paziente, che fa se il paziente non sta là? No, lui fa. Adesso ti faccio vedere che fa lui. Ok, io ho clonato. Ha mandato e Lo loro, modifica virtualmente, ma sì, però. e loro tra queste informazioni che io ho mandato, lui già inizia di analizzarsi. E questo è Digital Smile Design. Questa è la proporzione di faccia. Proporzione del viso, terzo superiore, medio e inferiore, mediana del viso. Qua abbiamo in genere la linea commisurale, ovvero al labbro riposo dove vanno le due parti del, e la bipupillare, linea E come bipupillare, vengono dove questi? dovrebbero stare gli In incisivi bocca già. centrali. E in bocca gli incisivi centrali, la linea tra i due incisivi deve coincidere con quella del viso. Non sempre è così. Io, molti hanno il naso storto, io ho il naso che va di qua, per esempio, se notate il mio, io sono tutto storto. Ma è la norma, cioè le spalle, qual è la mia spalla più alta? Sì. La norma. E Siamo noi tutti storti, siamo, sì, e non su c'è la questo perfezione. queste linee sono come deve essere perfetto il paziente, ma noi tutti non siamo perfetti. Un albero simmetrico l'avete mai visto? Perfettamente speculare un albero, una pianta in natura, una pietra perfettamente speculare. La natura è imperfezione. Armoniosa. Ma noi non deve lavorare in pazienti che sono troppo. Troppo, se si va oltre il 4% di asimmetria, allora diventa estorpio. Sì. Quello che si dice è estorpio. Se questa linea c'entra, no? Non viene con la faccia, si è andato pochissimo a destra o a sinistra, diciamo che è una cosa normale. E quando è andato tanto, noi dobbiamo fare il trattamento con parecchio. L'apparecchio. Con l'apparecchio di aggiustare questa linea, anche si vede qua questo dente è uscito un po' in avanti, è meglio di fare con parecchio tutti questi movimenti. Allinearlo con Sì, l'apparecchio. ok, questa paziente diciamo che è poco poco, ma c'è altri pazienti che è tanto, ok? Tu l'avresti curato lui? L'avresti Come? fatto questo? Se tu avevi questi denti, ti saresti curato? Dipende tutto da quello che io voglio dalla mia vita. Se io voglio stare perfetto, perfetto, io faccio questo. Perché se noi non sentiamo conforto qua in testa, tutto si rovina. Se per me mi dà conforto in testa che voglio di allineare i miei denti, ok, io faccio questo. Se io penso che per mio conforto deve fare la palestra, deve fare muscoli, deve fare senza la. Come si dice la. Tirati su. Tirati su. Ok, io sono Vai confortabile. indietro. Io mi sento confortabile. Fai vedere.
deve fare il, in testa noi deve avere un conforto buono e dopo la vita sarà bella. C'ho il naso dritto o storto? Chi? Io. Storto. Mi piace. Sì, ok. Sì, è importante stare bene con se. Non può venire al Corrado e dire: Corrado, il tuo naso è storto, tu devi curare per forza. No. Lui deve sentire questo momento. Anche con paziente. Io puoi fare tutto in sua bocca. Ma che vi dà fastidio? Okay? Non, se lei sente che mi dà fastidio quello, io lavoro su questi. Vi dicono, vi raccomando, guarda, tra tempo sarà problemi qua, perché c'è una grande carica, c'è un grande cisto, un'altra cosa. E meglio di fare. Già dopo il paziente lui pensa, deciderà, facevo questo o no. La stessa cosa con faceti. Faceti quando il paziente non può sorridere, largo, e lui sempre come si batte, sì? Si chiude, ma questo è un grande problema in tutto il mondo, quando la persona si chiude e basta, lui la sua vita, la qualità di sua vita è basso. Parla bene italiano. Sì. Applauso al dottor Arca che parla italiano. Grazie.